oggi abbiamo con noi la dottoressa, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Sabrina Bellizia. Buonasera, ben trovata. Buonasera a voi. Ecco, sono voluto essere preciso perché psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo, diciamo, integrato. Strategico integrato e sessuologa, perché il discorso mi piacerebbe farlo ruotare un po' intorno alla sessualità, non intorno al sesso, alla sessualità, che è, come dire, una tematica che può essere affrontata a proposito di sistema integrato da vari punti di vista, perché c'è l'aspetto quello proprio biologico, fisiologico, a quello legato al significato che ha la sessualità, ad esempio in una società, quindi antropologico, sociale, insomma tanti aspetti. Però io prima ho utilizzato una parola che è quella di benessere. Quanto è importante avere, insomma, una vita, come si sente dire, sessuale, come dire, che va bene nella vita di una persona, non di una coppia, di una persona, di un singolo, per noi, per ognuno di noi. La sessualità quindi integra l'aspetto corporeo, sesso, quindi sensazioni, percezioni corporee, all'aspetto psicologico, emozioni, fantasie e quant'altro. E quindi mi sembra il luogo ideale di una circolarità mente-corpo che è alla base del benessere, quindi una circolarità, un circolo non vizioso ma fruttuoso in questo senso. Fruttuoso. Quindi è una parte dell'individuo, è un'espressione dell'individuo. Fondamentale, però può diventare vizioso quando magari le cose non vanno. Assolutamente sì, infatti il compito di un sessuologo, in modo particolare di un sessuologo clinico come il mio caso, perché come dicevi bene te, insomma, è multidisciplinare, no? La sessuologia è proprio quello di lavorare per intercettare quelle che possono essere le avvisaglie di un disturbo prima che questo si manifesti chiaramente. Un disturbo, per semplificare, insomma, che può essere preciso nella risposta sessuale, quindi nelle famose fasi del desiderio, dell'eccitazione, dell'orgasmo, della risoluzione, o comunque può è sicuramente un disturbo che si ripercuote sul singolo, sulla coppia se è in coppia, e è un disturbo che prevede una sfera comunque psichica e relazionale. Molto interessante. Tra l'altro, ecco, quando si è in una relazione sessuale all'interno di una coppia più o meno consolidata, comunque ci si svela in tutti i sensi possibili, perché ovviamente ci si mette, ecco, a nudo, non soltanto, come ha spiegato prima la dottoressa Bellizia, con il proprio corpo, ma anche a livello emotivo, a livello psicologico. Quindi, fatta questa premessa, il sesso, la sessualità diventa un po' anche una cartina di tornasole per quanto riguarda altri aspetti della coppia che potrebbero andare o che potrebbero non assolutamente, andare. Assolutamente, assolutamente. È quindi la punta dell'iceberg, e quando parliamo di mettere a nudo, noi intendiamo, si parla di intimità. La sessualità è il luogo privilegiato dove esprimere la propria capacità di giocare, del far finta, ma anche di entrare in intimità, in contatto profondo con se stessi e con l'altro. Quindi è il luogo dove si pratica la fiducia nell'altro. Anche perché, ecco, l'aspetto del desiderio, del gioco, sono tutte dinamiche che fanno parte anche nella letteratura dell'erotismo, come viene così giustamente definito, no? Perché c'è il vedo non vedo, l'immaginare, il giocare. E questo ci dà anche un altro spunto per riflettere sul valore della sessualità da un punto di vista proprio prettamente umano, biologico, nel senso di rapporto alle altre specie. Perché sappiamo benissimo che il biologo ti racconta l'uomo, cioè l'uomo, come gli animali hanno dei momenti in cui si accoppiano, il fine poi sostanziale è la riproduzione e la procreazione. Certo. L'uomo no. Beh, la sessualità, cioè, negli anni si è svincolata un po' da questo diktat, no? Esattamente. Ed è quindi una sana sessualità, è una sessualità che si inserisce in una dimensione propria, individuale. Appunto. Individuale. E no, era molto interessante questo aspetto della riproduzione, perché ecco, anche da lì derivano delle difficoltà spesso relative alla gestione della sessualità. Pensiamo alla sessualità durante la gravidanza, la sessualità nel post gravidanza, la sessualità nelle difficoltà legate alla procreazione, nelle difficoltà dovute all'infertilità, insomma
la sessualità in tutti i nostri cicli di vita, nell'anziano e quant'altro. E tra gli altri, insomma, ambiti applicativi, oltre alla coppia, che per la maggior parte, insomma, possono arrivare sia con un problema relazionale specifico e con una domanda meno manifesta relativa a delle disfunzioni o dei problemi sessuali o viceversa. Un altro importante ambito applicativo, secondo me, è quello educativo, quindi con i giovani, con i ragazzi, soprattutto in questo, diciamo, momento sociale. Ecco, infatti, dove ormai, come dire, la sessualità anche... andare a conoscere la sessualità è diventato, cioè si è sdoganata, possiamo dirlo proprio tranquillamente, senza fare troppi giri di parole. Quello che voglio dire io è che oggi anche un ragazzo molto giovane ha possibilità di accedere, diciamo così, a strumenti che possono svelargli, comunque possono dargli delle risposte sulla una sessualità che già la mia generazione si sognava. Sostanzialmente c'era il giornaletto in bagno, no? Però quel giornaletto in bagno ti dava anche, come dire, la possibilità di fantasticare, immaginare, aspettare, desiderare, tutte queste categorie che oggi saltano perché c'è l'immediatezza. Che avevano un tempo più lento, no? Assolutamente sì, ma avevano anche tutta una serie di correlazioni legate a tabù, sensi di colpa, ansie, che portavano spesso le persone ad approcciare alla sessualità con un turbinio nell'animo, insomma, fondamentalmente. Adesso ci troviamo davanti a giovani che sono preparatissimi, ma non sempre troppo preparati dal punto di vista della contraccezione, ma hanno difficoltà proprio nel rapporto con l'altro, nel vis-à-vis, direi proprio nello specifico, ma sono bravissimi per quanto riguarda, insomma, contatti ormai legati a Facebook e i social network. Infatti, purtroppo, ai noi. Ecco, quindi ci si può rivolgere alla figura del sessuologo, ovviamente, o da soli, se si ha un problema con se stessi, sì. Ma come si fa poi ad avere un problema con se stessi? Il problema poi è sempre anche con l'altro. Cioè, anche se io ho un problema legato, non so, alla famosa eiaculazione precoce, sì. No? Sì. Può essere quello semplicemente un sintomo di qualcosa che sta a monte. E allora, sì, probabilmente c'è un mio problema organico, ma probabilmente dall'altra parte c'è anche un mio disagio al quale, per avere, diciamo così, risposta, per avere un superamento di esso, devo anche far ricorso alla mia compagna. Assolutamente, che di solito viene coinvolta. Anche qui magari si fa un lavoro anche psicoeducazionale, perché spesso l'eiaculazione precoce, insomma, ha a che fare con una componente ansiosa. Si possono utilizzare anche delle tecniche di rilassamento o comunque degli esercizi che vengono, diciamo, dati alla coppia. Comunque è sempre nell'ambito della psicoterapia, quindi il lavoro si svolge con delle sedute che, visto il mio approccio, sono sedute che hanno degli obiettivi molto chiari, anche dei tempi molto chiari di risoluzione. Ecco, questo è importante, anche un po' le tempistiche. Aggiungo solo un'ultima Prego, cosa, naturalmente il sessuologo lavora in rete, quindi soprattutto nel caso in cui le disfunzioni sono legate a delle patologie fisiologiche, c'è comunque un discorso di terapie farmacologiche in atto. Molto interessante, dottoressa Bellizia. E nella sua esperienza, quando è venuta la coppia, quindi sì, insomma, è venuta la coppia, lui e lei, insieme, nello stesso giorno, nello stesso anche momento. Anche lei e lei e lui e lui. Anche lei, no, infatti sì. Nessuno escluso. Era per dire, sono venuti tutti e due, facciamo così, gli elementi della coppia allo stesso giorno, tutti stessa ora, batti, insieme, sì, contemporaneamente. C'è un po' di disagio a raccontare i propri problemi davanti all'altro? A mente fredda, cioè così fuori, staccati dal Allora, diciamo contesto. Che dipende, ma poi è compito dello psicologo favorire, insomma, la relazione, lo scambio nella comunicazione tra i due. Naturalmente poi l'intervento prevede anche degli incontri individuali. Certo, magari separati. Perché io immagino che se avessi dei problemi con la mia compagna da quel punto di vista, preferirei andarci da solo, cioè non coinvolgerla. Può iniziare così l'intervento, poi è stabilire una relazione produttiva tra lo psicologo e il paziente per arrivare ad agganciare quello che poi è il vero problema, che è un problema magari relazionale. Molto interessante, lo ripeto. E allora, dove possiamo trovare la... Sta facendo un invito? Vuole venire? No, vabbè, no, allora, io non credo...
Oddio, Daniele adora particolari problemi, però secondo me non importa. Cioè, vale la pena indagare comunque a prescindere, perché magari qualche problema c'è e non lo vedo io, oppure va anche tutto bene e voglio saperlo. Cioè, un po' il discorso che va all'origine. E questo secondo me vale un po' in generale per quanto riguarda, diciamo, il lavoro che svolge lo psicoterapeuta e quando andarci, quando non andarci. Secondo me, nei limiti delle possibilità, bisognerebbe recarsi dallo psicoterapeuta, non per forza quando si sta proprio a pezzi e non ce se la fa più e si ha una crisi ormai latente. Dovrebbe essere, secondo me, anche un po' come una visita di controllo, come si porta la macchina ogni tanto a fare la revisione, come dire, vedere un po', giusto? Sì. È d'accordo, migliorarsi, stare bene e migliorarsi. Grazie dottoressa, è stato un piacere. Grazie.